Possibile. Dunque il regno del sovrano Ade è terminato. Il dio degli inferi è morto. Morto? Ade meritava ogni sofferenza, ma non credevo potesse morire. Gli olimpici sopravvalutano se stessi. Interessante. Lo terrò a mente, Spartano. Ti serve l'anima di un dio per usare il portale di Iperione ed è rimasto inutilizzato per secoli. Sarà certamente inattivo, altrimenti avrei visto la mia splendida. Lo sai, Kratos, non sono sempre stato così un mostro. Io un tempo ero il più stimato artigiano di tutto l'Olimpo. Zeus mi premiò concedendomi in sposa la divina Afrodite. Era mia madre. Si vantava del mio grande talento. Ma il giorno in cui uccidesti Ares, tutto ciò mi fu strappato di mano. Da quel giorno Zeus divenne perfido, come tu ben sai. E quel che è peggio, si prese la mia amata figlia, Pandora. La mia ragione di vita. Trascorro il mio tempo qui tentando di ricrearla. E fallisco ancora e ancora. È ancora viva, Spartano. Io lo sento. Tu, Kratos, puoi riportarla qui da me. Tua figlia non mi riguarda affatto. Ma certo potrai capirmi. Anche tu sei stato un padre. Thank you.
Ricorda il tuo scopo, Kratos. Il crepuscolo incombe. La sua morte è la nostra unica speranza. Ascolta le mie parole, Atena. Io ucciderò Zeus. Aiutare te! Sì, figliolo, svelto! Soffro immensamente! Ho tentato di tornare in battaglia, ma... Senza di me! Sai che non avevo scelta! Devi aiutarmi! Solo un mezzo per un fine, Gaia, null'altro. Ma devo sfidare Zeus e i titani. Devono rovesciare l'Olimpo. No! Questa guerra è mia, non tua!